Siamo pronti con i ragazzi dell'Istituto Virgilio. Eccoli qui, buongiorno. Vi presento queste squadre straordinarie. Roberta in piedi, è la team leader che hanno scelto nella terza A. Un bel applauso, Roberta, buongiorno. Poi io, Maria, la team leader della terza E, buongiorno. Dietro c'è Tommaso, che hanno scelto i ragazzi della terza C, buongiorno Tommaso. Simone, terza B, buongiorno Simone. E questo che è terribile, Nando. Quando lo chiamo Nando? Eccoci. Stiamo in onda su 7 Gold, canale nazionale, vi vedono da Trieste fino a Palermo, quindi fate bravi, mi raccomando, che vi vede tutta Italia. Facciamo bella figura, tutti vicino al team leader, la prima domanda è la seguente: se il 2 febbraio è lunedì, che giorno sarà il 15 febbraio? Fatevi aiutare dai vostri... Fatevi aiutare dai vostri compagni di classe e adesso vi do le risposte. Domenica rispondete schiacciando 1. Se pensate che sia lunedì schiacciate 2, se pensate che sia martedì schiacciate 3, se pensate che sia mercoledì schiacciate 4. Allora, se il 2 febbraio è lunedì, la settimana dopo, il 9 febbraio, è lunedì. La settimana dopo... Dillo un po' forte. Nando, buongiorno. Mano, con calma. Nando, buongiorno. Buongiorno. Nando, di dove sei? Di Scampia. Oh, bene, allora dobbiamo dire che c'è grande energia. Vedo una classe piuttosto compatta, la tua classe è la terza? D. La terza D. Allora, Nando, se il 2 febbraio è lunedì, voi della terza D avete detto che il 15 febbraio è? Martedì. Martedì, perché? Così. Perché il 2 febbraio è lunedì, 7 giorni dopo è lunedì, quindi 2 più 7 è 9, è lunedì, più 7 giorni, il 16, quindi è domenica, bravi! È domenica! No. Prossima, allora, risposto la terza C, più velocemente degli altri, Tommaso. Prossima domanda, domanda di letteratura. Cosa ha scritto Manzoni? Guerra e pace. La Divina Commedia. Cosa ha scritto Manzoni? Manzoni ha scritto I Promessi Sposi. Domanda di geografia. La capitale della Francia è... Vai! No, funziona. Funziona perché avete risposto tutti bene, 5 su 5, bravi! La pulsantiera più veloce è stata quella della terza B, Simone. La terza C anche, pari merito con Tommaso. Bene, Tommaso. Attenzione, domanda di letteratura. La donna amata da Leopardi. Beatrice. Francesca. Silvia. Lauda. Dieci secondi, ma sono pure troppi, mi sembra. Siete così bravi, ragazzi. Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Tommaso. Tommaso, senti, mi devi far vedere la forza della terza C. Siete in questo momento in testa nella classifica generale. La donna amata da Leopardi, che nome aveva? Beatrice. Beatrice, dillo forte. Beatrice. Ma era Silvia. Tommaso, anche la poesia. Silvia, rimembri ancora. Mannaggia. Tommaso, è Dante quello, hai fatto un po' di confusione, la risposta è esatta. E pulsantiera più veloce quella della terza B, bene Simone. Domanda di storia. Come si chiamava di nome Hitler? Siete bellissimi da vedere. Guglielmo, Adolf, Benito o Franz? I ragazzi del Virgilio IV siamo a Scampia, hanno detto Adolf! E siete molto bravi.
Tommaso. Geografia. In quale regione d'Italia si trova il lago di Garda? Veneto, Marche, Piemonte o Emilia-Romagna? Roberta, buongiorno. 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 Roberta, il lago di Garda dove l'abbiamo messo? Per voi della terza A si trova? Veneto. In Veneto. Nelle Marche, qui mi dicono. Ma è nel Veneto, ragazzi, ma come nelle Marche? Era ora. Nando. Strepitoso Nando, bene. Capitale dell'Argentina. Barcellona, Chicago, Buenos Aires, Lima. La capitale dell'Argentina è Buenos Aires. Bravi, 5 su 5, pulsantiera più veloce è quella della terza B di Simone. Classifica generale, è cambiato qualcosa? Sì! Tommaso! Educazione ambientale. Vetro da imballaggio, quindi chiuso. Va separato perché si può riciclare. È un contenitore chiuso. È la pirofila da forno? È la bottiglia per l'acqua? È il bicchiere di cristallo o è il vaso di fiori? Vediamo i ragazzi di Scampia come si comportano, li vedo particolarmente agguerriti. Risposta esatta, la bottiglia per l'acqua, ragazzi. Era la bottiglia per l'acqua. Storia. In che anno è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale? 1935, 1915, 1945, 1939. Ah. Ah, Seconda Guerra Mondiale è scoppiata nel 1915, 39, 39, 35. 1939, 39. Domanda d'inglese. Completiamo questa frase. All'inizio ci va qualcosa. Is that boy? He is Robert. Chi è questo ragazzo? È Roberto. Che cosa ci mettiamo all'inizio? Who's? Who? What? O which? Particolarmente preparati, eh? Molto sorridenti, sicuri. Ci va. Chi è quel ragazzo? È Roberto. Ci va. Siamo arrivati all'ultima domanda. Intanto fatevi un applauso che siete stati bravissimi prima dell'ultima domanda. Quanto dura in carica il Parlamento italiano? Il Parlamento. 6 anni, 3 anni, 7 anni o 5 anni? Il Parlamento italiano rimane in carica quanti anni? 5 per voi? 6 per voi? 5, 7, 7 per voi? 7. Chi è che rimane in carica 7 anni? Vi do una mano, Mattarella. Chi è Mattarella? Presidente della Repubblica, quindi 7 anni rimane in carica il Presidente della Repubblica. Renzi o Grasso o la Boldrini, cioè Presidente di Camera, Senato, del Consiglio, rimangono in carica per una legislatura che equivale a 5 anni. 5 anni. Allora, non va in finale, quindi non rappresenta l'Istituto Virgilio IV, la quinta E, quindi si siede Maria, si siedi Maria, grazie, è stato bellissimo. Dopo quello me lo dai, aspetta. E non rappresenterà l'Istituto neanche la terza A,
Roberta. E non va neanche la terza C. Tommaso, ci sediamo. Siamo stati in... Quindi questo istituto verrà rappresentato o dalla squadra che ha scelto Nando come capitano o quella che ha scelto Simone come capitano. Terza B o terza D rappresenterà questo istituto di Scampia. In piedi tutte e due, in piedi tutte e due. La classe che vince è la classe terza B. È tutto, ciao da Scampia, è stato bellissimo. Ci vediamo domani con un'altra puntata di Che Classe Junior, ciao! Cosa dire dell'iniziativa, professoressa? Un'iniziativa bella, simpatica, interessante, dove è venuto fuori il senso del gruppo classe, piccoli gruppi che hanno portato la vivacità della classe in un quiz televisivo. E i ragazzi che sono in uscita, quest'anno fanno il terzo, cosa dire, che messaggio inviare secondo lei? Un messaggio di speranza, da Scampia, un territorio sempre raccontato e narrato in maniera negativa, invece avete incontrato i sorrisi, gli occhi felici di chi ci tiene allo studio e di chi sa che appunto non c'è libertà senza legalità.